La politica non ha pensiero, facci caso, storicamente è così. I politici dovrebbero essere come gli amministratori dei condomini, solo che si sono appropriati del condominio e hanno buttato fuori i padroni di casa. Questo è il gioco che hanno fatto. Allora, è così, hanno mandato allo sbaraglio quattro scalzacani che non hanno nessuna dignità di essere, capito? Quindi è chiaro che questi usano i nostri soldi, cioè dico quelli che paghiamo le tasse, perché noi paghiamo le tasse, va bene? Li usano alla loro maniera. Fanno feste, si divertono, mettono la cocaina all'interno di banconote da 500 euro, oltretutto anche questo sfregio bisogna accettare. E quegli altri che li seguono sono simili a loro. Quelli che li votano sono simili a loro. Oggi stiamo vivendo una specie di mutazione genetica. Questa è la cosa più preoccupante dell'individuo, cioè non c'è più quasi l'essere umano, sta per sparire. No? È questo che va analizzato, come mai dopo milioni di anni ancora ci siano persone così stupide, ignoranti e soprattutto delinquenti, tutte le cose stanno insieme, cioè mancano i grandi talenti che determinano e non sono determinati, quindi tutti questi mediocri che ci sono in giro sono delle nullità assolute, false copie di modelli da importazione, diciamo così. Ho conosciuto delle persone che non hanno mai letto un libro nella loro vita, con una moralità e una centralità, una severità di esseri umani, che uno si scappella, cosa me ne frega se non ha letto Thomas Mann a quel punto lì. Sono un tipo che per un gesto di dignità umana sarebbe capace di buttare tutta la sua produzione nella spazzatura, capito? Perché per me prima dell'arte viene l'essere. Quella è una conseguenza ed è un'espressione della tua qualità di individuo. Abbiamo deciso di comunicare, comunicazione vuol dire anche tenere in conto un certo pubblico, rispettarlo, diciamo così, però siamo anche capaci di disattendere senza pietà. Io faccio quello che mi pare, tu o mi segui oppure scegli un altro artista, è semplice la soluzione. Allora, quando ti prendi certe responsabilità, ignorando quindi anche le regole del mercato, che veramente ci siamo rotti, capito, di queste classifiche di audience, eccetera, no? Non è che vendere 10.000 copie sia disdicevole rispetto a chi ne vende 50 o 100.000, bisogna vedere che cosa fai, quante persone tu influenzi con quelle 10.000 copie e quante ne lasci completamente come sono vendendone 100.000. Non è quello il rapporto che va considerato.